della Corea che vuoi tu, l'unico content dove siete voi a scegliere dove visitare in, qui in Corea tramite i sondaggi nella pagina dell'Istituto Culturale Coreano. Ecco, in questa puntata con me Bora è tornata. Solo per questo video ho preso l'aereo. La mia partner, mi sei mancata. Anche tu mi sei mancata. Quindi Bora, oggi dove siamo? Siamo a Gwangdae. Esatto. Nel quartiere più popolato dei giovani. Di notte. Esattamente, perché l'episodio di oggi si incentrerà sulla nightlife di Seoul. Esatto. Quindi oggi vi faremo vedere cosa fanno i giovani. Beati giovani. Beati giovani, noi siamo più giovani, però ci mimetizzeremo un po'. Esatto. Cominciamo un po' a farvi vedere la zona, quindi Gwangdae qui. E dopo però abbiamo delle sorprese, avremo degli ospiti speciali. Per cose speciali. Per cose speciali. Andiamo. Oh, ma c'è uno che canta, senti? Andiamo a sentire qualcosa. Di solito è piena, anche oggi che non è fine settimana è davvero piena. Ci sono appunto tutte queste sul chip sono dei bar, dei pub, però è un po' diverso perché in Corea c'è sia il pub dove si balla anche, mentre la sul chip di solito si sta seduti e si mangia sì, e si beve. Un posto aperitivo, però non è aperitivo. Letteralmente significa casa dell'alcol. quindi più o meno vi dà l'idea di dove siamo. Ci sono vari tipi di sul chip. E ad esempio quelli più classici dove ti siedi e ordini da mangiare, da bere, eccetera. Oppure ci sono posti per flirtare. Ah, posti per flirtare? In che senso? Non so se hai mai visto, per i nuovi giovani MZ, okay, è più tecnologico, uh-huh, e c'hanno i tablet a ogni tavolo e puoi mandare... puoi mandare i messaggi sui altri tavoli. Cioè, siamo nel 3000. Esatto. Puoi offrire da bere, puoi giocare a carte, a poker. Con qualcuno, ma quindi è tutto digitalmente, non sì, sei... digitalmente. Wow. E poi se ti interessa ti unisci al tavolo. Ah, quindi poi anche c'è, visto, è una specie di Tinder alla fine, giochi un po'. Bello, ho capito. Invece io conoscevo semplicemente i classici con i tavoli, eccetera, ma ci sono anche quelli room, cioè dove hai una tua piccola stanzetta con il tavolo, ti siedi con i tuoi amici. Fai festa. Per i compleanni. Però effettivamente per divertirci, no? Di cosa abbiamo bisogno? Di altri amici. Giusto, Quindi solo per voi abbiamo invitato Min e Elisabetta, i nostri amici. Ciao, mi chiamo Min. Oh, piacere. Ciao, sono Elisabetta e sono in Corea da 6 mesi. Tu sei qui in Corea solo da qualche mese, quindi non hai avuto effettivamente modo di sperimentare la nightlife proprio. Non ancora. Esatto. Mm-hmm. Mentre Min ormai sa tutto, cioè ormai sei lui coreano. È coreano. Mentre Min è coreano, sa tutto, quindi il primo posto che visiteremo è il Norebang. Norebang. Sei stata? Lo conosci il Norebang? Non sono mai stata. Non sei mai stata? Non ancora, ok. Non ancora, sarà la prima volta. Oh. Min, Norebang? Norebang. Ok. Siamo appena arrivati al Norebang, al karaoke, e ci avviamo alla nostra stanza perché abbiamo preso una stanza a parte più grande perché siamo in molti. Esatto. Andiamo. Numero 5. Prego. Ci troviamo in un coin Norebang che è misto a un room Norebang. La differenza qual è? Coin Norebang paghi con i coin, cioè ogni canzone è 50 centesimi circa, 500 won, mentre i room Norebang si paga a ore, all'ora sì. E si paga prima di entrare alla reception. E se hai fortuna la signora della reception ti aumenta i minuti. Addirittura se fai 100, cioè come perché ci sono, c'è lo score, cioè ti dà il voto. Io lo tolgo sempre. Se fai 100 ti regalano una canzone in più. Sì. Questo è un telecomando e con questo si può cercare la canzone che volete cantare. Quindi ci sono varie modalità, c'è la modalità titolo, cantante, si può cercare anche per i testi, testo, sì.
Poi anche per nazionalità. 노래방 자주 와? 아니, 근데 자주 왔었어. 아, 자주 왔었어? 그러면 잘하겠네. 학생 때 많이 왔지. 오, 그렇구나. 학생 때? 학생 때 그럼 언제, 언제 전이지? 10년 전. 10년 전? 10년 전? 아저씨 아니야? 그럼 언제 가서 간다고? 인기 차트를 보면은 요즘에 유행한 노래가 뭔지. 어, 그래 그래 그래. 그러면 인기 차트 andiamo con la classifica dei successi più cantati nei 노래방. 아, facciamo le Blackpink. Ah, sì, facciamo Blackpink. Ok, ok, Blackpink. Dai. Sony. Allora questa l'ha voluta Min. Min, Min, Min. Let it go, let it go. Turn away and slam that door. I don't care what they're going to say. Let the storm rage on. Let's go. Shining through the importantissimo da sapere è che in Corea spesso la gente viene sola a piangere e a cantare canzoni d'amore, quindi ballad. E poi secondo me anche il fatto che ci sono molte persone che sanno cantare bene è perché si sfogano cantando. Certo, è vero. Quindi adesso canteremo una ballad che credo sia la canzone più cantata da quelli che si lasciano qui in Corea. Abbiamo finito il tempo del karaoke e adesso ci muoviamo. Andiamo alla prossima destinazione. Let's go! Let's go! Nice! Mi sento di pensare così. Allora, abbiamo finito, è stato divertente, però c'ho fame. C'ho fame. Andiamo a mangiare qualcosa, dove? Dove andiamo? Odiga questo. Hangang. Hangang. Oh, Hangang-jua. Oh, andiamo a Hangang, quindi andiamo. Allora, eccoci arrivati a Lan River, Langang. Esattamente dove siamo? Siamo esattamente a Tucson. Esatto, e qui è un altro hot place per i giovani. Vanno a mangiare cosa principalmente? Pollo fritto, ramen, birra, picnic insomma. Esatto, mi hanno già lasciato un sacco di volantini. Esatto. Loro danno questi volantini così, sono già i menu. Mm-hmm. Ecco, quindi tu scegli qui il menu che vuoi, chiami, ordini e loro vengono fino a qui e ti lasciano appunto. Cioè proprio la zona apposta. Delivery. Sì. Tu sei mai stata qui a mangiare? No, non ancora, prima volta. La prima volta al fiume! Yeah. Vabbè, tu hai già mangiato il pollo? Fame, fame, ok, fame, fame. Ok, andiamo ad ordinare. Possono prendere anche le uova da mettere poi nel ramen. Pagheremo un uovo. Ma questo è un po' meglio. No. Non è vero. Ah.
Ok, ci abbiamo fatto. Comunque quattro cervelli per farlo. Mancano 2 minuti e 20 secondi. A 1 minuto e 35 il tipo alla cassa ci ha detto di mettere l'uovo. Oh, io non sai, io non farlo solo. No, già abbiamo fallito. C'è una cosa fai ora. 2, 1, cosa mi consigliate? La palla di mozzarella è buona. La palla di mozzarella? Allora, noi non siamo qui solo per mangiare, ma anche per bere. Esatto. Cosa sta facendo Min? Min, ho tomo giunbio a questo. Somek. Soju e birra insieme. Per quanto dovrebbe essere metà e metà, sembra Min, cioè messo metà di soju. Che poi birra e chicken sarebbe il cimek famosissimo coreano che si mangia fuori in casa. Ah, così sale. Sì, così sale così, l'alcol. Così si mischia. Sì. Pombe! Buono! Bravo! Bravo. In Corea, a Seoul, i quartieri sono divisi in zone. Le zone, ci sono zone più giovani, zone più ricche, zone... Sono molto diverse tra loro. Ogni quartiere ha la sua particolarità e il suo fascino. Per esempio Hongdae, Gwangdae, dove siamo stati poco fa, sono quartieri molto giovani, mentre già Itaewon oppure Gangnam sono quartieri un po' per diciamo fine 20, inizio 30 più o meno, anche 30 inoltrati, e costano un po' di più. Quindi se andate in un bar, un pub a Itaewon o a Gangnam già costano un po' di più. Però la differenza tra Itaewon e Gangnam, Gangnam è più chic, sì. Itaewon è più easy. È anche più internazionale. Itaewon è il quartiere internazionale, quindi ci saranno un sacco di stranieri lì. Te stando qui hai già bevuto fuori con gli amici? Sì, mi è capitato spesso in realtà anche di venire al parco, però non ho mai mangiato, cioè non ho mai provato i ramen con l'uovo, Mm. Qua di solito i coreani amano i giochi alcolici. Non so se i tuoi amici ti hanno mai fatto provare. No, perché io sono amici italiani praticamente, quindi, o comunque stranieri, facendo un corso di lingua coreana sono amici stranieri. Perché? Che giochi ci sono? Perché adesso Min ti insegnerà. Vai Min. So che hai ingaggiato. So che hai ingaggiato. Tu non so che? 아니요. 몰라요? 몰라요. 혹시 모르면 제일 기본적인 거 일단 거기다가 구하는 건데? 이건데? 마셔라 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 Raga, io per non saperlo però quanto subito. Subito, guarda. Quello sei che monte. Non c'è che. Non c'è che. Ah, io non voglio, Raga, io perdo sempre, non conosco i giochi, non vado. Allora, questo fa parte di una grande categoria di giochi che si chiama Nunchi Game, che cioè significa letteralmente l'occhiata, i giochi dell'occhiata, nel senso devi capire il momento esatto quando fare una cosa, esatto. Qualsiasi cosa. In questo caso Irisam capito? Una persona inizia a fare una cosa, qualsiasi cosa, in questo caso questo, qualcun altro si aggrega, poi un altro è l'ultimo che non l'ha fatto, beve, in questo caso lei continua a perdere. Al posto di bere posso mangiare un polletto. Sì, mangia un polletto. Parentesi, questa è la canzone per di quello che beve. Maciora, maciora, ed è lunghissima. Originale shot야. Maciora, 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 suri duro ganda. Original, ma poi c'è l'extension. 여자가 뉴스에서 언제까지 없겠죠? 그 좋은 거야. 내일 걸렸잖아. 그래서 quindi c'è pure la canzone per quando una persona beve. Tu quando ti sei ritrovata a fare di più i giochi questi qua alcolici? Quando? In che situazione? Nei tipo come si dice, riunioni serali? Però non fuori,
più che fuori, tipo si dice MT. Sono delle piccole gite che si fanno tra colleghi o colleghi anche all'università, dove gente di solito che si conosce da poco e quindi si va proprio in gita per conoscersi, per tipo uno o due giorni. Esatto. E per... poi la sera stai tutti al centro, al cerchio, a fare questi giochi per conoscersi meglio, tipo un icebreaker. Anche perché c'è da dire che i coreani sono molto introversi di solito, soprattutto a primo impatto, così quando si conoscono. Ci sono molte persone introverse, quindi con i giochi alcolici diciamo c'è l'attività da fare, non si ha l'imbarazzo diciamo del dover trovare un argomento di cui parlare, eccetera. Quindi devo buon sul game onge hage desseo. Sul game? 스무 살 때 이제 대학교 가면은 보통은 신입생. 다 이제 맞아. 잘 못 마시니까 술을 좀 재밌게 재밌는 분위기에서 마셔라 맞아. Tra l'altro un'altra cosa, i coreani sono bravissimi col senso del ritmo. Sì. E c'è un gioco che si fa così. 이거 진짜 못해다 는 근데 한국 사람들이 진짜 잘하다. Ci sono quattro tempi. 1, 2, 3 e 4. Ok? Se io dico L2, tu devi dire il tuo nome negli ultimi due tempi, quindi Eli. Guarda. L4. Capite i problemi degli stranieri? Sì, esatto. Però ora la cosa difficile non è solo dire il tuo nome. Dopo che dici il tuo nome devi chiamare qualcun altro, quindi però è il tempo. Guarda. Bora Hana. Ora Ari ne. Ari. Ele. No, perché non avrei saputo farlo. No, dico già. Questa era la versione per bambini, non lo so, rallentata. In realtà sarebbe tipo più veloce. Tipo Molto faster. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Ci siamo divertiti. Continueremo adesso a bere e a mangiare. Dai, te com'è stata? La prima volta al karaoke, la prima volta qui a bere. Rame. I giochi. Oh, 혹시 이렇게 외국인이랑 이렇게 술 자리 가는 게 처음이었어? 아니, 처음 아니죠. 처음 아니야. 처음이 아니래. 와, 너무 기분 나쁘네. 우리는 처음이에요. 아니, 나 다 처음인데. 네. 감사합니다. Grazie per aver concluso questo momento. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Con me.